Come è in cielo, così sia in terra, il carcere tra giustizia, perdono e misericordia. Questo è il titolo del libro di Don Vittorio Trani, scaturito da una conversazione con Stefano Natoli e Agnese Pellegrini, pubblicato da Edizioni Paoline, e che è stato presentato ieri a Sciacca in due momenti, in mattinata all'interno di uno dei progetti di lettura della casa circondariale, nel pomeriggio in un ulteriore incontro che si è svolto al Circolo Garibaldi. Padre Vittorio Trani, da ormai 50 anni, è un vero e proprio testimone vivente delle trasformazioni avvenute, ma anche di quelle mancate in un mondo, quello carcerario, che per tanti rimane purtroppo un oggetto ancora misterioso. Lo scopo del libro, conversazione appassionata e appassionante tra un cappellano e due giornalisti, far luce sull'aspetto umano dell'esperienza detentiva e sulla necessità che impegna tutti, nessuno escluso, di approcciarsi ai temi della pena e dell'esecuzione penale nel solco tracciato dalla nostra Carta Costituzionale. Insomma, una sorta di diario del carcere sul carcere, scritto attraverso l'incontro quotidiano con le persone recluse e con le loro storie intrise di sofferente umanità. A conversare con il prelato ieri sono stati il collega giornalista Filippo Cardinale, la psicoterapeuta Maria Grazia Bonsignore e due avvocati, il presidente della Camera Penale di Sciacca Aldo Rossi e la presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Maria Carmela Bacino. Vi proponiamo un frammento della presentazione, rimandandovi alla versione integrale che trasmetteremo nei prossimi giorni. Per fare una fotografia alla realtà dove io opero, che è Regina Coeli, il carcere di prima accoglienza di Roma, noi abbiamo dal 90 al 91 la maggioranza dei detenuti che sono stranieri e provengono questi stranieri da non meno di 60 nazioni. Quindi abbiamo una realtà così variegata, così particolare, con persone che hanno culture, modi di vedere, religioni diverse e quant'altro, ma soprattutto anche c'è un volto di necessità molto forte, perché gran parte di questa gente non ha alle spalle la famiglia che provvede un po' alle loro cose. Quindi nasce tutta una serie anche per noi di impegni per venire incontro a far sì che ci sia un minimo di dignità. Le nostre strutture carcerarie, per mancanza di fondi, per non so quale impostazione da un punto di vista economico che si porta avanti, non offrono per esempio la parte igienica, i vestiti, e quindi si viene interpellato proprio da queste cose fondamentali che sono l'ABC per un minimo di dignità. Quindi abbiamo questa massa di persone che ogni giorno, come nel nostro carcere, che è un carcere che ha una media di 1.000 detenuti, e che ogni giorno entrano, e che ci interpella perché ci sono situazioni proprio materiali che devono avere una risposta.